Ciao Maurizio, Ciao, eccoci. benvenuto, ti ringrazio. Mi senti? Eccomi. Eccoci qua. Sì. Allora, innanzitutto grazie mille per la disponibilità che ci hai dato. Sei sempre molto disponibile con la gente e questo ti fa onore. Sei un personaggio famoso, Grazie. uno dei più conosciuti, uno dei più famosi, un maestro, insomma, per noi. Io personalmente che sogno Ringrazio. di diventare un telecronista sportivo. E volevo iniziare proprio con una domanda così secca: cosa bisogna fare per diventare telecronista sportivo? Beh, innanzitutto si inizia per fare il giornalista, poi diventando giornalisti si possono fare tante cose, tra cui in ambito sportivo anche il telecronista. Poi se vogliamo entrare nello specifico, per fare bene una telecronaca bisogna esercitarsi tanto, farne, correggersi, migliorarsi, riascoltarsi, vedere ciò che non va. È un lavoro È impegnativo, ma se lungo. c'è Tu passione e volontà si fa volentieri. hai una carriera molto lunga, dal 92, se non sbaglio, che sei con Telepiù, passato poi Prima dentro nel allo Sky. 92, sì, a fine 92 a Telepiù e dal 2003 a Sky, sì. Ti cimentavi anche nell'atletica, non solo nel calcio, se non sbaglio. Fatto sì, per 10 anni, dal 95 al 2005, per 11 stagioni, più le Olimpiadi nel 2012. Ho girato l'Europa, ho stato 11 volte a Zurigo, 11 volte a Bruxelles, 10 volte a Oslo, tantissime volte a Berlino, Parigi, Monte Carlo, Stoccolma, a Gateshead, vicino Newcastle. Londra, tantissime a Londra. A Direi che le Olimpiadi sono un ricordo importante, insomma. Parigi, allo Stade de France, davanti a 60.000 spettatori, ho commentato spesso la Diamond League. No, è stata una bellissima esperienza Ma l'atletica. in quell'ambito ti senti preparato come più che nel calcio o in qualcosa di diverso? Nel periodo in cui Beh, io l'atletica l'ho sempre seguita perché sono sempre stato appassionato, nel mio piccolo l'ho anche fatta, perciò l'ho sempre seguita. È chiaro che in quegli anni in cui la seguivo anche professionalmente avevo una preparazione quasi a livello di quella calcistica. Adesso Ok. chiaramente la seguo più da appassionato, ovviamente meno, però da appassionato continuo a seguirla. Va bene, va bene. Era una curiosità. Subito da casa ci fanno una domanda, Football Station, salutiamo, ci chiedono secondo te sarebbe il caso di riprendere a giocare o di ripiantare qua la stagione, insomma. No, allora aspetta. Domanda No, complicata. precisi. No, 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 no. È bene precisare. Per me è il caso di riprendere a giocare. Poi è chiaro che bisogna stabilire quando riprendere a giocare, perché ovviamente vanno valutate tutte le questioni relative alla sicurezza. Perciò sì, bisogna riprendere a giocare, ma credo che su questo siamo tutti d'accordo. E sul quando, ma qui io non posso esprimere un parere, mi devo attenere a ciò che dice la comunità scientifica, a quello che dicono anche i medici sportivi e a quello che poi decidere il governo. Davvero, davvero molto complicato. Pensi che il campionato in termini di regolarità possa risentirne? Non so, mi viene in mente la Lazio che stava vivendo un momento di forma pazzesco. Sai. Ma guarda, è chiaro che allora, tu consideri che quando c'è la sosta per le nazionali e parliamo di una decina di giorni, Già cambia. alla ripresa ci sono sempre risultati strani, sorprese. Figuriamoci questa volta dove ci sarà un'interruzione, ma poi un'interruzione totale in cui non ti sei allenato, non hai fatto nulla, di 2 mesi solo per gli allenamenti, più per ricominciare a giocare. È normale che probabilmente ci saranno dei risultati stranissimi, delle clamorose sorprese, di giocatori che magari non avranno il loro rendimento abituale. Però ecco, spero che nessuno abbia l'indecenza di parlare di campionato falsato. Spero di non ascoltare mai un'affermazione del genere, perché siamo in una totale emergenza, che già comunque ripartire sarebbe una grande vittoria. Sì, perché siamo un po' tutti in astinenza da calcio, immagino anche tu, insomma, abituato a fare 2 o 3 partite magari a settimana. No, allora. Ti dico, quando si ricomincerà ripartirò con grande entusiasmo, però devo dire che questo periodo lo sto vivendo bene, nel senso ne approfitto anche per informarmi, per leggere, per documentarmi. Faccio tante cose che magari abitualmente, non dico non faccio, ma faccio meno.
Poi ho la fortuna di avere anche questo terrazzino dove adesso col bel tempo si può anche prendere il sole, perciò non la sto vivendo come una clausura. Giusto, giusto Però è così. chiaro che quando ripartirà il calcio, ripartiremo con grande entusiasmo, anche se, ahimè, all'inizio sarà a porte chiuse e non è la stessa cosa. Ecco, anche lì mi hai anticipato un'altra domanda, insomma, fare una telecronaca. Io sono abituato, nel senso che faccio telecronaca di partite in ambienti un po' più ristretti, dove ci sono quei 100, 200, 300 spettatori, non è come essere a Ma porte guarda, chiuse. l'ho fatto anch'io, eh. Certo, se cioè, immagino, L'ho fatto anch'io con 100-200 che spettatori. sono comunque meglio del silenzio totale. Sì, ad esempio quando ho commentato Juve-Inter, il problema è che c'erano 200 persone in uno stadio da 42.000, Sì. perciò... Non è calcio. No, è calcio, però lo spettacolo ne risente molto, ne risente molto. Eppure non è stata poi, personalmente nel secondo tempo, quando è salito il ritmo della Juve, non è stata poi una brutta partita. Spesso si è No, abituati a no. ritmi più bassi. Nel pomeriggio avevo visto Milan-Genova, era stato uno spettacolo non troppo esaltante. Ne avevo visto un Ecco. pezzetto. Sì, non era stata una grande partita da parte del Milan. Quindi dipende comunque dalla qualità dei No, no, giocatori. secondo tempo fu bello, sì, fu bello. E in questo momento chi vedresti come favorita per lo scudetto, così, su due piedi? Ti ripeto, c'è un enorme punto interrogativo perché non sappiamo come reagiranno a questa lunga interruzione le squadre. È chiaro, se devo dire un nome, dico Juve, perché comunque ha un punto in più, perché comunque sulla carta è più forte della Lazio. Però magari la Juve reagisce in un modo, la Lazio reagisce in un modo migliore, la Lazio potrebbe benissimo operare il sorpasso. Del resto, sai, se dopo, quant'è, 26 giornate sono state Sì. Motivo fatte. La Lazio ha un solo punto, voglio dire, ci non è se sarà. dopo 4 giornate è un punto, Sì. dopo Ecco, 26 giornate è un punto, perciò la Lazio certo che ce la può fare. uno spettatore da casa chiede che squadra tifi, possiamo spoilerare la San Benedettese, una lunga Sì, 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 sì. passione. Sì, Fin esatto. da E sono piccolo, molto immagino. preoccupato, spero che l'attuale presidente non se ne vada, perché sennò sono molto preoccupato, perché il prossimo anno temo che in Serie C ci saranno un'ecatombe. È chiaro che cambieranno i controlli, ci sarà molta più disponibilità da parte della Federcalcio, perché se mettono le norme rigide che ci sono adesso su 60 squadre, se se ne scrivono 15 è tanto. Credo che ci saranno degli interventi a fuori dalla Serie C, altrimenti la Serie C con questa situazione rischia di scomparire. Sì, perché poi la situazione delle categorie inferiori io affronto da vicino la Serie D, insomma è facile parlare di A, B, però poi nel più basso del Ma la nostro C calcio. allora, anche in D è un problema grosso, però in C è un problema maggiore perché i costi della Serie C sono maggiori. Cioè, Certo. se una squadra dalla D va in C, automaticamente raddoppiano i costi, perché aumentano i costi per le trasferte, perché ci sono i contributi, però sì, anche in D in eccellenza, anche perché voglio dire, società dilettantistiche si tengono su grazie ai contributi di aziende, di sponsor, che giustamente ti danno un contributo e poi lo scaricano dalle tasse. Però se non fanno utili, che scaricano? Questo è un grosso problema. Diventa un po' complicato. Qualche consiglio su come preparare una partita? Da telecronista, sempre stanno seguendo da casa tanti amici che hanno partecipato a dei corsi anche per diventare telecronista, e li saluto. Ti spiego, noi abbiamo Preparare una. avuto l'istruzione un po' di prepararsi il campetto, qualche curiosità, un paio di fogli No, allora guarda, scritti, tu sei. adesso preparare una partita, poi è chiaro, più alto il livello è più Certo. facile, nel senso che internet ormai ti regala una massa di informazioni impressionante, ma non solo ti regala tantissime informazioni, sono informazioni facilmente rintracciabili, nel senso basta se ti impratichisci un po' di Google con le parole chiave, trovi tutto ciò che ti serve, fino a 12-13 anni fa, perciò non parliamo di tantissimo tempo fa. Era molto più complicato perché dovevi andare in archivio, prendere dei faldoni, una marea di ritagli di giornale. Certo. Finivi che avevi le dita della mano nere. Adesso con internet è molto più semplice. È chiaro che scendendo di livello le informazioni sono un po' meno, ma comunque se ne trovano tante. Ma credo anche per te a livello di Serie D, Sì, ormai su ormai internet se ne trovano tante informazioni. qualche Perciò adesso curiosità si trova. i tempi pioneristici, che poi ti ripeto, non è che parlo di 50 anni fa,
che ne so, ai tempi di Telepiù, ma anche i primi anni di Sky, lì veramente facevi molta fatica per preparare una partita. Era anche intrigante perché veramente lì andavi a trovare notizie che potevi avere solo tu. Adesso con internet le possono avere tutti. Allora, da casa mi chiede Marco Ruffini, che saluto, un giocatore che ha vinto campionati a Monza, Piacenza, eccetera. Ti segue con piacere e ti chiede qual è la partita più bella che hai raccontato. Ma sai, Difficile. dirne una, sono state tante bellissime. Che ne so, di recente, quasi un anno fa, è stato spettacolare commentare Ajax Tottenham, con la rimonta del L'emozione. Tottenham nella semifinale di Champions. È stata una partita pazzesca. Però ti dico anche, sempre in quel periodo, più o meno qualche giorno dopo, fu bellissima Inter-Empoli, che era decisiva per l'Inter per andare in Per noi Champions. tifosi del Milan un po' meno, però è stata Lo un'escalation di so, emozioni pazzesche. e per l'Empoli per la salvezza fu una partita molto. Poi vabbè, è chiaro, se torniamo indietro, soprattutto alle grandi partite di Champions, dove veramente lì lo spettacolo raggiunge i massimi livelli. Allora, ecco, tu che sei milanista, ricordo con grande piacere le due semifinali del Milan con Manchester, partita Adesso tra d'andata e di ritorno, poco ti furono partite stuzzicherò meravigliose. sull'argomento. Inter-Barcellona del 2010, Juve-Real del 2015, Anche Real di Ancelotti, in un paio di partite me lo ricordo. Real-Bayern Monaco fu una semifinale 1-0, ma bellissima. con Bravissimo, 1.000 occasioni da gol. bravissimo. Era il Sì, 2014, se non poi sbaglio. ultimamente stanno riproponendo su Sky un sacco di Vabbè, partite di questo poi periodo. Manchester City-Napoli, Napoli-Chelsea, quando la rimonta del Napoli perdeva 3 a 1-0, 1. vinse 3-1. Un bellissimo Roma-Arsenal, con la Roma che sfiorò la Quello che qualificazione, finì i rigori. che finì ai rigori e gli mancava mezza squadra. Mi ricordo che praticamente giocavano quasi tutta la partita come difensori centrali di Amutene e Rise, che non aveva fatto mai il centrale in vita sua. E aspetta, c'era un gioco che era Pizarro, che fece una partita strepitosa, Monumentale. monumentale, bravo, giocando da infortunato. Mi ricordo che Battista si mangiò un gol clamoroso, ma fu una partita. Passò l'Arsenal, però credo che la Roma giocò una delle partite più coraggiose della sua storia. Adesso io ho preparato una scaletta con dei video, vediamo di, specialmente che riguardano il Milan, ovviamente. Voglio sapere tu che ricordi hai di queste partite, cosa ti lasciano questi ricordi. Va Faccio vedere bene. qualcosina, dai. Questo è il primo. Palla 3 minuti di recupero. Cacà. C'è Lucio su di lui. Cacà. E la cosa Ambrosini. Rete Ambrosini. Incredibile. Meno male, amici. Meno male. Tra l'altro con un Ma grandissimo in Zerbi. questo frattempo, Dimmi. guarda, mi ricordo che l'anno dopo, 2 anni dopo, era Donetsk, Sì. dove c'era stato Shakhtar Milan. Il Milan vinse 3-0 quando Inzaghi fece il record di gol in Europa. Esatto. Ed erano nello stesso albergo del Milan. Dopo la partita, mi ricordo, andammo tutti al casinò. Mi ricordo accanto a Ambrosini, che all'epoca non conoscevo, adesso ci lavoro, che mi disse: guarda un po' sulla sua suoneria del telefonino, c'aveva quel gol. E di Beh, quella partita mi era un ricordo gol importante. un clamoroso doppio passaggio a vuoto del Milan, che bucò i 90 minuti e il PSV vinceva meritatamente 2-0. Poi fatto il 2-1, era il 90esimo, 91esimo, perciò Rischiò il ancora. PSV rischiò perché prese il 3-1 e ci fu l'azione dove Ambrosini, spaccata, riuscì a intercettare il pallone, che se Ambrosini non interviene spaccata, Farfan è solo davanti a Dida e rischia di fare il 4-1. E lì forse si doveva intuire che quel Milan straordinario, fortissimo, proprio aveva questi passaggi a vuoto inspiegabili che poi avrebbe pagato duramente nella finale di Istanbul. Sì, in quegli anni in cui avevamo una squadra, secondo me, strepitosa, spesso in trasferta in territorio europeo, cadevamo in serate negative, mi ricordo anche la Corugna, tanto per fare un Ecco, ad esempio, ma esempio, anche l'Emirates. io quella volta commentai la partita d'andata, perché mi ricordo al ritorno ero a fare Lione-Porto a Lione. Commentai la partita d'andata. E lì ho visto uno dei più bei Milan, credo, di Sono sempre. d'accordo con Forse te. quel Milan Deportivo, forse inferiore solo a Milan Manchester. Sì. Che dopo vedremo. Io veramente ero allo stadio in quel Milan Deportivo. Realmente il Milan giocava ad un ritmo che in questo momento vedo fare solo alle squadre inglesi o Era spagnole. io credo che
Diciamo del Milan Ancelottiano, l'espressione più alta è stata Milan Manchester, la seconda è stata Milan Deportivo, che finì 4-1 nonostante il vantaggio del Deportivo, e poi la terna arbitrale russa ne fece di tutti i colori sui fuorigioco, fermando almeno due volte Shevchenko solo davanti al portiere. Poteva finire 5-6-1, il Milan non avrebbe perso, non sarebbe andato fuori alla Corogna, e quell'anno avrebbe stravinto la Champions, perché poi erano rimaste in finale, Sì. commentario alla finale, che era È una delle Porto-Monaco. edizioni più incredibili di sempre, forse. Sì, cioè il Milan l'avrebbe fatto a fettine. Con buona pace di Mourinho, insomma. Sì, oddio, poi sai che devo dire che affrontare quel Porto di Mourinho, che era molto inferiore al Milan, era scomodo, perché Sicuramente non era ti faceva superiore a quel giocare. Deportivo. Però credo che il Milan, anche col Porto di Mourinho, quel Milan avrebbe vinto. Poi sai, è tutta un'ipotesi. Ecco, dopo Eindhoven arrivò invece un'altra serata, che è questa. Ma sai di quella partita? Racconta, racconta. A parte qui c'è l'assist di Kakà che è spaziale. L'assist di Kakà è spaziale. Ma sai di quella partita? Secondo me, io che ero lì, la cosa più assurda, secondo me non sono i 3 gol in 6 minuti del Liverpool, che per carità. Però, che ne so, penso alla finale vinta dal Manchester col Bayern. Il Bayern c'era 1-0 al 91esimo. Il Manchester fa 2 gol addirittura Certo. nel recupero. Non è quello, E che dopo cosa la partita incredibile. torna in mano al Milan. No, ma nel supplementare l'occasione, la doppia occasione di Shevchenko. Mi vuoi fare scendere la lacrimuccia proprio. Quella è una cosa inspiegabile. Perché lì c'è stata una forza soprannaturale che non ha Sì, fatto entrare il penso pallone. irripetibile, Perché credo. già come crossa Serginho, io vedo la palla riaprirsi dalla testa di Shevchenko e dentro me dico è gol. Tant'è che mi ricordo che eravamo io e Altafini, o io e Sì, 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 Mauro, sì, sì. ci alzammo in piedi, perché eravamo pronti a dare proprio carica. Poi miracolosamente il portiere la prende, la palla resta lì, sulla linea, e torna Shevchenko. Dice, vabbè, lì un miliardo di volte, Hai su un rischiato miliardo la di gol. gaffe di gridare il gol prima. Davvero? Lì c'è stata una forza soprannaturale che ha deciso no, questa partita. E lì, secondo me, il giocatore del Milan, perché fino a quel momento il Milan stava prendendo a pallate il Liverpool, ha smesso di giocare perché hanno capito, vabbè, vuol dire Sì, proprio che il destino è in segnato. questo E infatti i rigori periodo. sono andati, che non c'erano più con la testa. Ma secondo me, se ripensa a quella partita, la cosa clamorosa è la doppia occasione di Shevchenko, perché lì è gol, ma è gol al primo tentativo, è gol al secondo. È È inspiegabile. incredibile quello che è accaduto quella Non a volta. caso, in questa quarantena ho riletto il libro di Carlo Ancelotti e anche lui dallo stesso parere. Fino a quell'occasione ero comunque ottimista che la potevamo riportare a casa. Dopo aver visto Dudek fare quei due interventi, ho detto questa sera siamo spacciati. Sì, è pazzesco. È stato incredibile. Qualcosa di misterioso, insomma. Vabbè, tu non sei tifoso del Milan, però immagino che da inviato di Sky, che seguiva una squadra italiana, sia stata No, vabbè, ma un'amarezza incredibile. Io in Europa, come si capisce anche dai commenti, ma le squadre italiane le tifo, me l'ho sempre tifate, pure quando ero ragazzino, che tra l'altro le partite erano tutte il mercoledì, e la RAI giustamente le spalmava, no? Si metteva d'accordo che Giusto. cominciava una alle 2:30, una alle 4, una alle 6, poi una alle 8. Io me le vedevo tutte e tifavo per tutte, infatti finivo la sera senza voce, perché urlavo di gioia i gol. Giusto così. Finivo la sera senza voce, perciò poi quel Milan era bellissimo da vedere. Era un divertimento commentare quel Milan, che giocava un calcio fantastico Ma è stato proprio. forse il Milan più forte, almeno sulla rosa parlando, quello del 2004-2005, quello che poi non ha vinto niente perdendo anche lo scudetto poche giornate dalla fine. Io credo come rendimento che il Milan del 2004 è stato quello più forte. Almeno del dopo Sacchi, ecco. Del dopo Sacchi, quello del 2004 è stato il più forte. Paradossalmente è finito fuori nei quarti di finale col Deportivo La Corugna, però è stato il più forte. Quello del 2005 probabilmente era più forte di quello del 2007, ma quello del 2007 aveva una forza mentale incredibile.
aveva la voglia e la carica di dover ribaltare il destino che si era rigirato contro, insomma, in quella notte a Istanbul. Sì. E poi secondo me scattò qualcosa in quel Milan-Manchester e lì si sono sentiti veramente invincibili. L'esatto contrario di quello che era accaduto in Milan-Liverpool dopo la doppia occasione di Esatto. Shevchenko, dove mentalmente la partita l'avevano persa. Secondo me, dopo quel 3-0 al Manchester, sono andati in finale ad Atene e l'hanno vinta addirittura prima di cominciare perché mentalmente erano troppo più forti del Liverpool. Presto lo faccio vedere quel Milan Manchester. Questa la si può definire la telecronaca barra partita perfetta. Bella partita perfetta, sicuro. La telecronaca perfetta, no, sono molto contento di come è venuta. Ma riguardando questa immagine, secondo me è l'immagine più bella che dà un senso proprio di magia. Come ho detto, se in Milan-Liverpool ci fu una forza soprannaturale, scherzando, Certo. che decise che il Milan doveva vincere quella Champions, lì c'era anche qualcosa di magico, di soprannaturale in quell'immagine di Kakà che esulta, illuminato, e questa pioggia torrenziale Io che ero allo scende. stadio, per arrivare È allo stadio un. feci fatica dalla pioggia che stava cadendo su Milano, qualcosa di impressionante. Era veramente. Cioè, è come se fossi immerso in un'atmosfera magica quella sera, perché con questa pioggia. Io all'inizio ero un po' preoccupato dalla pioggia perché dico potrebbe rovinare lo spettacolo, invece no, rese ancora più epica quella partita. Tra l'altro Ancelotti, sempre nel suo libro, disse che la partita al Milan praticamente l'aveva vinta la notte prima, vedendo che il Liverpool si era qualificato alla finale. Non so se mentalmente può realmente scattare una molla. Probabile, probabile. Tant'è che io conclusi il commento dicendo con una voce tutta enfatica Certo, che adesso il giustamente, tra Milan l'altro. avrà la grande possibilità di prendersi la rivincita, ma non avevo nessun dubbio. Ma ti dico, dopo il 3-2, dove il Milan aveva fatto una grande partita all'andata, mi chiedevo, boh, il Milan ce la fa, non ce la fa? Dico, sai, quel 3-2 potrebbe pesare. Sai quando Preso anche ho nel finale, cominciato. tra l'altro, banalmente. Sì, ho cominciato a capire che poteva farcela. Mi ricordo che eravamo io e Massimo Mauro in campo prima della partita per farci un giro, per così anche, Certo. sai, ti carichi anche, vedi l'atmosfera. E Massimo a un certo punto, verso le 8, così mi fa, saliamo su. Ho detto, no Massimo, aspettiamo un attimo, voglio vedere l'ingresso in campo delle squadre. All'epoca c'era We Will Rock You, Dava una ma carica entrarono, mi pazzesca. ricordo, il primo Gattuso sembrava una palla che usciva da un cannone proprio. Ma sono entrati con una cattiveria. Ho detto, questi li sbranano. E così è stato. E così è stato, giustamente. Tra l'altro, non so se tu credi nel destino nel mondo del calcio, perché il Milan quell'anno si tolse anche la soddisfazione poi di battere anche il Boca e vendicando la sconfitta dell'Intercontinentale di qualche anno prima. Cioè, in quell'anno Ah, completò vero. il cerchio, qualcosa di incredibile, È vero, hai irripetibile, ragione. credo. È vero. È vero, è vero. Il gol di Gilardino suggellò di fatto quella serata, poi il Manchester non ebbe la forza di reagire nell'ultimo quarto d'ora. Ma io mi ricordo, oltre il gol di Girardino, assist strepitoso di Ambrosini, mi ricordo anche che sull'1-0, non so che era un difensore del Manchester che avevo visto in difficoltà, e allora dissi, quel giocatore è in difficoltà, sarebbe il caso che i giocatori del Milan andassero a pressarlo, lo vanno a pressare, gli tolgono palla, la danno a Seedorf, 2-0, cioè proprio Forse era Heinze, se non previsione sbaglio. perfetta. Se non sbaglio era Gabriel Heinze, che perse la palla sulla corsia di sinistra, Gabriel Heinze, sì, esatto. poi ha giocato nella E Roma. tra l'altro, ottimo difensore, però quella sera era un po' in difficoltà. Sì, diciamo che quella sera persino Cristiano Ronaldo, dei tempi migliori allo United, con un Gattuso assatanato, fece davvero una fatica incredibile entrare in partita. Sì, che poi fu da quel punto di vista il replay della partita che commentai io del 2005, Esatto. quando il Milan vinse 1-0 Gol di con gol di Crespo. Crespo, Bravo. e anche lì Maldini. Su Ronaldo, perché Ronaldo all'epoca faceva l'ala destra e Gattuso sempre a raddoppiare non gli fecero vedere palla. A quell'epoca mi ero fatto l'idea che Ronaldo nelle gare internazionali contro le italiane potesse far fatica. Poi forse con il passare degli anni ha dimostrato di non avere confini nelle sue qualità tecniche. Beh. Come del resto Messi, che ad esempio contro l'Inter non ha mai segnato. È vero. Sono questi particolari, so, forse dipende anche dalla scuola italiana dei difensori o semplice caso, anche lì mi ricordo una parata pazzesca di Julio Cesar nella semifinale di Champions che poi portò l'Inter al tripletto.
Sì, no, a volte anche casualità, perché ci sono magari, che ne so, io vedo quando ci arrivano le statistiche, ecco le statistiche, quelle ce le preparano, magari, che ne so, un giocatore ha fatto, cioè, che non segna mai 7 gol contro una squadra, magari uno che segna tanto contro quella squadra ne ha fatti 2, a volte anche molta casualità. Allora, questa trasmissione nasce come c'era una volta il Milan. Invito tutti a seguirci sulla pagina YouTube nei prossimi giorni, però voglio dare spazio anche alle altre tifoserie. È già il terzo o quarto messaggio che arriva parlando di Napoli, visto che abbiamo nominato Gattuso. Come pensi che sta procedendo il lavoro di Rino a fuori grotta? Insomma, penso che l'andamento era positivo nell'ultima fase del campionato, prima della sospensione. Lui sta lavorando molto bene, ma non sono assolutamente sorpreso perché lo ritengo un eccellente allenatore. Aveva lavorato molto bene al Milan, aveva maturato esperienze per lui molto utili in situazioni societarie difficilissime come a Pisa e come a Creta. È uno determinato, ambizioso, ma anche molto umile, perciò sono caratteristiche che si combinano benissimo tra di loro. Credo che sia adatto come, proprio come tipo di allenatore e come personaggio per la piazza di Napoli. Credo che. Ma io l'ho detto da subito, prima che iniziasse, che il Napoli ha fatto molto bene a puntare su Gattuso. Quindi il Milan ha fatto male a mandarlo via. Il Milan ha fatto male a mandarlo via. No, no, ma il Milan ha sicuramente fatto male a mandarlo via, ma il Milan negli ultimi anni di errori ne ha commessi veramente tanti e deve dare un'inversione a questa rotta. Il Milan non deve avere fretta e deve ricominciare a fare le cose per bene, perché negli ultimi anni è stato tradito dalla fretta di voler tornare grande subito. E questo ha, secondo me, ha aumentato ulteriormente la quantità di errori. Ti faccio l'esempio più clamoroso, secondo me, è quello del centravanti. Il Milan quest'anno ha Mangia dovuto richiamare centravanti. un attaccante di 38 anni, che peraltro non rientra nei piani della società, perché la società ha sempre detto di voler puntare su talenti giovani. Ha dovuto richiamare uno di 38 anni per avere un centravanti all'altezza. Ibra si sta confermando, nonostante abbia 38 anni, un centravanti all'altezza, dopo aver speso 140 milioni per i centravanti. Che tu fai il calcolo, Andre Silva, Piontek, Leao, Kalinic. Sono stati 140 milioni. Il Adesso Milan cerca ancora il centravanti. a memoria non ricordo se hai commentato reti di questi attaccanti, anche perché Andre Silva ne ha fatti talmente No, ma pochi che è guarda, complicato. ti Rebic è dico, quello che se ci sta dimostrando forse più all'altezza, insomma. adesso magari ti scandalizzo. Di questi, allora, ce ne sono due che a me piacciono. Uno però deve ancora dimostrare di essere il giocatore che è Leao, perché Leao ha sicuramente delle qualità importanti. Io poi quei soldi, soprattutto in una situazione come quella del Milan, dove, sai, devi centellinare gli investimenti per il fair play finanziario, io non avrei mai speso quei soldi per È un Leao. azzardo che Però, non ti puoi permettere. esatto, però parliamo di un giocatore comunque che ha delle qualità importanti, che potrebbe. Adesso ti stupisco, sai, a me chi piace, anche se mi rendo conto che il Milan ha fallito e che da qualche anno fatica a ritrovarsi, anche se ultimamente ha fatto una doppietta. A me piace Kalinic, poi per me Kalinic non è il centravanti da Milan titolare, però è un giocatore che a me piace. Nella rosa poteva starci sicuramente. Per me sì, è chiaro, non punti per un Milan che vuole tornare grande a livello europeo, non punti su Kalinic titolare, però per me Kalinic è un ottimo centravanti. Ma anche secondo me, infatti ero contento quando Montella lo volle con sé, insomma lo conosceva bene, pensavo potesse essere appunto l'acquisto esatto, non gli andava affiancato Andre Silva in quella circostanza, ma magari un altro attaccante che conoscesse già il campionato italiano. Ecco, Andre Silva io non l'avrei mai preso, ma sai perché? Perché io diffido molto degli attaccanti, dei centravanti che sono molto belli da vedere, Sì, un sono po' eleganti, grossi leggerino. fisicamente. Guarda, chiaramente non ti faccio nomi, ma un famosissimo dirigente del calcio italiano, anni fa, parlando, mi disse che aveva preso un fenomeno, che Come aveva fatto spesso un si colpo dice. straordinario pagandolo poco, no, non diciamo chi è il Va bene, va dirigente, bene. non diciamo neanche chi è il giocatore, Ok. e io gli dissi, vabbè, guarda, me lo guardo e poi ti dico il mio parere. E la vedo, sto centravanti, 1,90 m, elegantissimo nei movimenti, ottima tecnica, questo è il primo impatto. Dopo l'ho visto 10 minuti ho detto, è improponibile, No, non ci perché era, siamo. no, perché era grosso fisicamente ma non aveva forza, di testa non staccava. Cioè, proprio non stava fosse un 90, però non staccava. Era lentissimo nel breve e lentissimo nel lungo. E poi non aveva forza nelle gambe, cioè se tirava in porta la paravo pure io. Boh, per carità, non ti dico che Andre Silva a quei livelli, però io la prima volta che l'ho visto ho detto, mazza, questo è il nuovo Van Basten. Però l'ho visto e. Troppo elegante.
troppo elegante, non c'è cattiveria, non c'è grande forza, non c'è velocità. È molto bello da vedere, però, perché non ti dico che è una pippa, eh. No, Però può fare non è un qualcosa centravanti nella da liga, insomma. grande club. Saluto Lorenzo che ci sta seguendo, parliamo di Inter, ma comunque anche di ambito calcio internazionale. Dice, secondo te l'Inter cosa dovrebbe fare con Lautaro? Se davvero arrivasse un'offerta da 100 milioni, lo reputi un attaccante di livello internazionale o ha ancora bisogno di Aspetta, anni? t'avevo Ah, perso, scusa. mi senti, mi chiedono di Lautaro Martinez, cosa dovrebbe Sì. fare l'Inter? Se lo reputi un attaccante veramente che vale 100 milioni o per cifre del genere lo venderesti subito, insomma. Allora, a me Lautaro piace tantissimo, ma proprio tanto, tanto, tanto. Io stravedo per Lautaro. Anche per il lavoro che fa. Ma è perché è completo, perché ha tutto, perché ha la tigna dei sudamericani, nonostante non sia un gigante, però ha forza fisica. Cioè, Lautaro si pianta con i piedi e può avere anche un Marcantonio 1,95 m, ma non lo sposti. Tira di destro e di sinistro, ha tecniche, è furbo, vede la porta. A me piace tantissimo. Cosa deve fare l'Inter? L'Inter temo che possa fare molto poco, nel senso sì, può fare un'offerta grossa al giocatore, però da quello che leggo mi pare che soprattutto non tanto il giocatore quanto il suo entourage, i suoi manager stiano spingendo per portarlo a Barcellona, anche perché non oso immaginare quanto possano prendere di commissioni. Sai, nel momento in cui c'è una clausola, infatti in Italia c'è un luogo comune molto stupido, quando un giocatore mette la clausola, il titolo, la società blinda il giocatore X. No, nel momento in cui c'è la clausola non è più blindato. Decidono il Questo è poco prezzo, ma basta. sicuro. Esatto. Perché se non c'è la clausola, tu puoi chiedere qualsiasi cifra. È chiaro che comunque è una cifra importante. Se li vale, beh, per le cifre che girano adesso, sicuramente sì. È chiaro che siamo in una bolla speculativa perché 220 milioni Griezmann non esiste, 118 João Félix non esiste, boh, 300 Neymar non esiste. Però nella bolla speculativa che c'è adesso, 115 per Lautaro ci stanno alla grandissima. È chiaro che l'Inter, quei 115 milioni, qualora Lautaro dovesse andare via, se li spende bene può fare uno squadrone. Ricordiamoci sempre che l'Inter ha costruito la squadra forse più forte della sua storia, o comunque una delle più forti della sua storia, che è quella del triplete del 2010, senza spendere un euro, prendendo sei giocatori con i soldi di Ibrahimovic. Un Perciò, investimento straordinario. con Lautaro possono. Mi chiedono di Upamecano Sì, dell'Ipsia. difensore centrale che tra l'altro potrebbe rientrare anche in orbita Milan se veramente si concretizzasse l'arrivo di Ragnit. Ma guarda, al momento ti dico, grandissima forza fisica, anche piede discreto, però mi fa impazzire. Però è anche, nel senso, sulla fase difensiva lo vedo ogni tanto un po' naif, però è molto giovane, venendo in Italia se trova un allenatore che sa lavorare su di lui, può diventare un difensore importante. Anche Koulibaly era naif Certo. appena arrivò in Italia e poi in poco tempo, soprattutto con Sarri, è diventato un difensore straordinario. Upamecano, secondo me, potenzialmente è molto forte. Lo vedo ogni tanto ancora un po' svagato in fase difensiva, però se ci lavori può diventare un grandissimo difensore. Rientrando in orbita Milan, a me personalmente un po' deluso quest'anno perché mi aspettavo da lui ancora uno step in più di crescita. Cosa pensi di Romagnoli? Romagnoli secondo me, è un eccellente difensore. È chiaro, bisogna vedere quello che si aspetta uno da Romagnoli. Cioè io penso che il suo rendimento sia andato scemando invece che migliorando, nonostante un anno in più di esperienza, fascia di capitano, può dipendere dal fatto di non aver avuto al fianco mai un grande alto centrale difensivo. Ad esempio quest'anno ho visto una crescita pazzesca da parte di Acerbi, che è un altro giocatore che il Milan ha buttato via anni fa. Sì, è chiaro che l'Acerbi almeno, io me lo ricordo, era molto molto diverso Sì, ha ammesso dalla anche Acerbi lui degli attuale. errori che ha fatto. Sì, me ne ricordo uno a Malaga che sbagliò clamorosamente Sì. l'intervento. No, Romagnoli mi piace, però ti ripeto, sai, molti forse c'erano delle aspettative eccessive su Romagnoli. Non lo so, a me piace. Poi è chiaro, secondo me non, in nazionale ci sta, ma non è titolare. Dipende quello, però è forte, cioè nel senso, in un Milan che vuole tornare grande, un Romagnoli titolare ci sta. E Poi è chiaro, ne devi affiancare un potrebbe altro molto forte a fianco. e Thiago Silva potrebbe dargli una mano. Come? Thiago Silva potrebbe dargli una mano.
Scusa, t'avevo perso. Chi hai Ok, detto? Thiago Silva potrebbe dargli una mano a parametro zero. Non ti Quanto vedo c'ha Thiago convinto. Silva adesso? 38. No. Capito, insomma, Ibra ce n'è uno. Certo. Non lo so, ho visto ultimamente anche a Paris Saint-Germain non gioca Qualche mai. errore l'ha fatto. No, e poi soprattutto gioca molto molto poco. E poi non è che, parliamoci, non è che il Paris Saint-Germain, a parte Marquinhos, che però spesso gioca a centrocampo, ha dei buoni difensori centrali, ma non è che ha dei difensori centrali straordinari. Stellari. Kerr, Kimpembe, per carità, sono bravi, ma insomma non è che sono forza del Paris Saint-Germain, non è certo la difesa. No, direi proprio di no. Non lo so, Thiago Silva dipende pure quanto vale l'ingaggio, così, però come titolare. Poi è chiaro, se tu mi dici, il Milan più di tanto non può spendere, magari quei soldi li metti sul centravanti, ci sta che, però anche 38 anni in prospettiva, boh, no, è un'operazione che non mi convince. Ok, torniamo in ambito passato. Faccio vedere un'immagine che ha segnato, secondo me, in maniera importante la storia recente del Milan, è praticamente l'ultima partecipazione alla Champions, un momento decisivo di quella sfida. Niente, poi l'azione suma nel nulla, insomma, il palo di Niang a Barcellona. In quel momento Niang era non era un giocatore da Milan. Ok, partiamo da questo Adesso è presupposto. migliorato. Adesso è migliorato, però lì devi fare gol. Cioè, c'hai 20 metri di vantaggio sui difensori, cioè puoi fare tutto ciò che vuoi, lì devi fare gol. Anche perché quel Poi, gol per avrebbe carità, complicato è stato pure molto di più. sfortunato perché ha preso il palo, non è che ha fatto un tiraccio che è finito in Certo. tribuna, è stato anche boss, però lì devi fare gol. Io ho commentato anche il 2-0 all'andata Me lo e ricordo. quel Milan fece un miracolo, quel Milan fece un miracolo perché quel 2-0, se consideriamo la forza dell'avversario, quel 2-0 è un vero miracolo, molto più del 3-0 al Manchester. Che quel Milan era un Milan Ti faccio un nome sì, buono, con Constante, terzino sinistro titolare, insomma. hai capito, Fece insomma, fece col Muntari, mi pare, il no? primo gol Boateng, che tra l'altro col Barcellona l'ha realizzato spesso, e poi Muntari, c'è una bellissima azione con assist di Sì, no, Shaarawy. no, cioè, capito? Fece col, con tutto il rispetto, Boateng e Muntari, non Kaká e Seedorf, però, nonostante quel Milan fosse decisamente inferiore al Barcellona. E se Lignang fa gol è finita, eh? Sì, È perché finita. insomma cambia un Poi poco la non credo partita. che quel Milan potesse arrivare in fondo, però intanto tu vai avanti, poi non Poi si sa mai quello che può non si sa succedere. mai, magari un sorteggio fortunato ti trovi in semifinale in un Bravo. battardock, insomma. Ci chiedono a Esatto. casa che giocatore era Pato. Pada è un grande mistero. Pada era un fenomeno. A Pada era un livello fenomeno. di Adriano come mistero, o pensa addirittura superiore? No, superiore perché Adriano, sai, Adriano ha avuto un'infanzia molto difficile, ha avuto mille problemi, insomma, Adriano aveva. E Pato invece no. Pato è arrivato che era un ragazzo modello, un professionista esemplare. Pato è un mistero. È vero, sì, per carità, ha avuto gli infortuni, però no, secondo me non basta spiegare l'involuzione di un giocatore che secondo me poteva diventare, non dico a livello di Messi e Ronaldo, ma giusto un gradino sotto. Sì, anche perché l'impatto era stato devastante. Eh sì. Esordio col Napoli, mi pare, no? Sì, una Fece partita subito che gol. tra l'altro è sul nostro archivio, nella nostra pagina YouTube, e presto metteremo una tua partita, un Roma-Milan 2-3 con doppietta di Ibrahimovic, un gol di Nesta, nell'anno in cui il Milan di Allegri perse lo scudetto. E da casa ci chiedono, Allegri al Milan per ripartire? Punto di domanda. Beh, sarebbe, secondo me sarebbe un ottimo colpo per il Milan, un grande colpo. Dalle notizie che mi arrivano, però, credo che Allegri sia più orientato verso una soluzione estera. Sì, Però, se probabilmente in fosse Premier. Allegri, sarebbe una grande soluzione. Io ti dico, io ho letto ultimamente di Marcelino. Io di Marcelino ho sempre sentito parlare benissimo. Anche se, così come mi hanno parlato benissimo come talent scout di Ragnik. Più come talent scout che non come allenatore. Esatto, esatto. Beh, No, non Mars. come allenatore sia scarso Ragnik, però del resto sai, se un allenatore sa costruire le squadre,
Poi credo che il lavoro diventi molto più semplice. La grandezza di Mourinho nell'anno del triplete fu doppia. La prima, quella di costruire la squadra, perché la squadra la fece Mourinho, il mercato lo fece Mourinho, e poi quello di motivare i giocatori che li caricò a pallettoni a farli essere competitivi su tre fronti. Però il primo capolavoro di Mourinho fu sul mercato. Un allenatore che mi dicono che non è che ti dia degli insegnamenti straordinari, però è un fuoriclasse nella costruzione della squadra, è Capello. E ti pare poco? Eh E ti beh, pare poco? stiamo parlando della storia del Milan, insomma. Perciò, se dovesse arrivare Rangnick, se la squadra la costruisce bene, secondo me già è un'ottima soluzione. Ma penso che anche Marcelino sia un ottimo allenatore, ha fatto cose bellissime sia al Villarreal che a Valencia negli ultimi anni, anche se poi non si è lasciato benissimo. Pioli invece A penso Valencia, che... Marcelino ha fatto un capolavoro. Sì, perché Addirittura ha era... vinto la Coppa del Re battendo in finale il Barcellona, ha riportato il Valencia in Champions, aveva, come direbbe Mourinho, un'empatia straordinaria con i suoi giocatori. Ma io di Marcelino ho sempre sentito parlare benissimo. Potrebbe essere la scelta giusta, insomma, puntare su un allenatore straniero dopo tanti anni in cui il Milan ha cercato di costruirsi allenatori in casa, negli ultimi casi con Ma il Montella Milan e doveva tenere Pioli. Ecco. Gattuso. Doveva tenere Gattuso. Nel momento in cui non ha tenuto Gattuso, pur rispettando Pioli, che ritengo un ottimo allenatore, credo però che ci voglia qualcosa anche per dare una scossa all'ambiente. E ti ripeto, Marcelino e Rangnick secondo me sono due buone soluzioni. Marcelino soprattutto come allenatore e Rangnick soprattutto come talent scout e come costruttore di squadra sul mercato. Ok, E il torniamo. Milan sul mercato ne ha fatti di errori ultimamente. Sono difficili trovare le cose che abbia fatto giuste. Forse Theo Hernandez è una delle pochissime, non poco, Hernandez e poco altro. poco altro davvero. Torniamo alla sezione video. Questa volta ti faccio vedere un 3-4 gol commentati da te del Milan di giocatori che secondo me o per bellezza del gol o per importanza del giocatore sono importanti per noi tifosi rossoneri. Ecco, partiamo dall'ultimo. Abbiamo parlato già prima di Ibra, 38 anni, forse non era il progetto giusto in questo momento, ma stiamo parlando di un giocatore secondo me incredibile. Incredibile che ha cambiato il Milan, perché al di là che è ancora un centravanti validissimo, ma soprattutto ha cambiato la mentalità della squadra. Il Milan ha cambiato passo quando è arrivato Ibra, solo con la sua presenza. Quel gol lì era nel famoso 3-4 di Lecce, no? Mi No, sbaglio? Quel gol di... questo è 1-1, preso il gol nel finale nell'anno dello scudetto. Quello, il Ah, ok. 3-4, nel 3-4 fece la tripletta Boateng, se non sbaglio, l'anno successivo. Il quarto non lo fece Ibra? No, allora mi No, ricordo il quarto lo male. fece Yepes. Ah, ok, Beh, ormai è impossibile ricordarsi tutto. Il gol di Menez invece che mi dici? ok. Gomez non lo ricordo benissimo, Tra geniale, l'altro una partita geniale al Parma. incredibile. Sì, finì 4-3, mi Sì, sembra. o 4-5, 4-5, 4-3, una cosa del genere. sì, Ma sì, sì. era un Sì, giocatore vinse il che... Milan. No, 5-4, hai ragione, Giusto. 5-4, sì. No, un gol geniale quello Ma è un altro fu, giocatore che sì. si è buttato Mi via. ricordo anche quello di Seedorf, tra l'altro, quel gol di Seedorf, se ricordo bene. E nella sua famosa intervista, che lui entrò nel finale, quando gli chiesero: "Ma ti sentivi pronto?" La famosa frase: "Io sono nato pronto." Beh, personaggio incredibile anche lui. Sì, grande personaggio. Più personaggio che grande E poi comunicatore, forse. Pippo è uno che vedeva la porta Su come Pippo nessuno. avevo varie scelte su quale gol scegliere, ne ho preso uno a caso. Era anche a livello di personale, insomma, come telecronista, è uno di quei giocatori che quando segna ti fa dare quel qualcosa in più, per come vive lui il gol, per come lo cerca.
Ma a me le sue esultanze sono sempre piaciute. Poi è chiaro che in una telecronaca non è l'esultanza magari che ti aiuta perché ormai l'evento si è concluso. Certo. Però a me le esultanze di Pippo sono sempre piaciute. Facevano sorridere anche quando magari celebrava un gol del 5-0 come quello in Certo, una finale di ma magari lo Champions. rendeva più Però a me questa interessante cosa di divertiva. A qualcun altro. me questa cosa divertiva. Ti stavo chiedendo prima di Menez, secondo te è altro talento che si è buttato via o non avrebbe mai potuto raggiungere palcoscenici più importanti? Scusa, chi? Beh, Di Menez. Menez secondo me poteva fare molto di più, però mi raccontano che insomma era un personaggio un po' particolare, un po' Diciamo così. così. Però secondo me, perché sai, lui aveva tutto, lui aveva grande tecnica, ma anche grande forza fisica, corsa, tiro. Lui veramente poteva fare molto, molto di più. Poi, Molto di più. per carità, ha fatto anche una discreta carriera, però secondo me inferiore rispetto al suo potenziale. E del Milan attuale chi confermeresti, insomma, per una possibile rinascita? Abbiamo toccato l'argomento Romagnoli, Ibra, ad esempio di Ma guarda, molto, un molto giocatore come dipende anche da. Paquetà, come lo valuti? Un Allora, mistero. molto dipende anche da che sistema di gioco vuoi adottare. E poi faccio una premessa: è chiaro che non puoi rifare tutto il Milan perché ci sono dei limiti di spesa che dovrà imporsi la società. Certo. Allora, vabbè, io non so se resta, però è chiaro che se resta Donnarumma, ovviamente non si discute. Diciamo Donnarumma, Hernandez, Romagnoli, Bennacer, Castillejo. Si salvano in È un pochi, insomma. 4-4-2 Castillejo. No, no, beh, Sì, dai. sono 5 sicuri. Poi, per carità, magari un Calhanoglu in rosa me lo tengo. Un Kessié me lo posso anche tenere in rosa. Rebic. Però sì. Sì, dipende come vuoi giocare, però sì. Sai, il problema di Rebic è pure che è in prestito. E questo è un altro errore della società di cui nessuno parla, ma non puoi fare un prestito senza diritto di riscatto. Certo, evidentemente non c'era Senza. fiducia nel giocatore. Ho capito, ma che ti costa fare un diritto di riscatto? Sì, anche perché comunque è un giocatore che si Cioè, conosceva, proprio vuol dire che fatto una proprio non finale avevi. mondiale. Non. Comunque fallo sempre un diritto di riscatto. Se Rebic il prossimo anno ti fa 15 gol, arriva a una valutazione che a quel punto diventa insostenibile per il Milan. Già l'Eintracht pregusta magari una richiesta impossibile, insomma, sopra i 30 milioni a quel punto la vedrei Anche dura. perché l'Eintracht ti chiede tanto perché il 50% lo deve dare alla Fiorentina. Certo. E quindi, poi dubito che vogliano tenere André Silva, quindi la trattativa si fa complicata. Eh sì. Complicata, sì. Una curiosità che ci mandano da casa, insomma, abbiamo già parlato del periodo di quarantena, come lo stai vivendo. Invece, come vivi, situazione particolare, ad avere magari la tua compagna di vita a bordo campo mentre tu stai facendo il tuo lavoro? Vanessa, sappiamo Scusa, tutti, sparisce ogni la tanto si voce. blocca il Ok, segnale. ci chiedono a casa una curiosità, che effetto ti fa avere Vanessa a bordo campo, insomma, la tua compagna di vita ogni tanto mentre tu stai svolgendo il tuo lavoro? Che effetto ti fa, che emozione No, provi, insomma, assolutamente. regolare, No, insomma. no, no, no. Voglio dire, sono abituato, ho fatto anche tanti studi con lei, perciò. Ormai la No, no, quando normalità. ce l'hai sono. No, no, sono molto contento quando ce l'hai a bordo campo, anche perché non perché mia moglie, ma è molto brava. Certo, sicuramente una delle più brave e apprezzate di tutto il giornalismo italiano. Le facciamo i complimenti, la salutiamo. Se riuscirà a seguirci in questa diretta, se non è impegnata in altre No, registrazioni, no, insomma. sta a 3 metri da qua, vi Ah, sente, vabbè, vi allora sente. la salutiamo. Ti faccio vedere un altro video, dai. Ecco, questo è il gol di Niang, praticamente l'ultimo derby vinto dal Milan. Ringraziamo ancora Sinisa Mihajlovic che ci ha lasciato questo bel ricordo. Da quel momento in poi il Milan, a parte quello di Coppa Italia risolto da Cutrone, non ha più vinto un derby in campionato. Che idea ti sei fatta anche di tutte queste disfatte nel doppio confronto con i nerazzurri? Tra l'altro tu hai raccontato il 2-3 che ha sancito in un certo modo l'uscita dalla Champions quello dell'anno scorso. Ma torniamo al discorso fatto prima, cioè tanti errori sul mercato. È chiaro che in questo momento la rosa dell'Inter è È superiore. decisamente è superiore a quella del Milan.
Perché? Perché il Milan sconta i tanti errori commessi sul mercato. L'Inter nelle ultime stagioni ha sbagliato molto, molto meno. Nell'ultima stagione direi che non ha sbagliato quasi nulla sul mercato, ha fatto un ottimo mercato. Al di là dei soldi spesi, è proprio la qualità delle scelte. Magari in passato, non so, ai tempi del Milan d'Ancelotti, era il Milan che non sbagliava un colpo sul mercato, mentre ai tempi di Moratti, pur con grandi colpi come Ronaldo, Vieri, lo stesso Recoba, però insomma, degli errori l'Inter l'ha commessi sul mercato, anche molti all'epoca. Adesso i ruoli si sono un po' invertiti. L'Inter sbaglia molto meno, il Milan sbaglia di più. Quello che ho detto prima, il Milan deve tornare a non sbagliare più sul mercato e se torna a fare questo, in poco tempo torna ai vertici. Come guarda l'Inter, un anno fa di sti tempi acciuffava a 10 minuti alla fine il posto in Champions. Quest'anno a un certo punto era primo in classifica. Quindi tu credi realmente che magari in 2 o 3 anni, con un paio di mercati azzeccati, il Milan possa tornare realmente a potersi giocare qualcosa? Sicuramente, assolutamente sì. Ma ti dirò di più, con un po' di fortuna, già azzeccando un mercato il prossimo estivo, non dico che puoi vincere lo scudetto, ma ti puoi molto, molto avvicinare al vertice. Qua propongono il nome di Mazzarri, come lo vedresti? No, guarda, allora su Mazzarri fanno delle facili ironie, spesso fuori luogo. Per me è un ottimo allenatore con delle caratteristiche particolari. È chiaro che in questo momento non è un profilo da Milan, Ha perso un po' insomma, di ha appeal. Eppure perso un po' d'appeal, sì. tu hai raccontato delle partite del Napoli di Mazzarri straordinarie, mi ricordo. Ma scherzi, ma con tutto il rispetto, ma il Napoli fu eliminato ingiustamente dal Chelsea che poi divenne campione d'Europa e con tutto il rispetto aveva in rosa anche giocatori che in teoria la Champions manco avrebbero dovuto vederla col binocolo. Eppure fecero una grandissima Champions grazie a Mazzarri. Che ne so, cito un esempio, fece una Champions strepitosa, è un mio amico, perciò non so, Aronica, uno non poteva immaginare Aronica difensore centrale in un ottavo di finale. Eppure Aronica fece una Champions strepitosa e lì molto merito fu anche di Mazzarri. Certo, tra l'altro era uno dei suoi pupilli, Aronica. Sì, e lo ripagava con grandi prestazioni. Altra domanda, quale partita avresti voluto commentare di quelle che non hai commentato? Ah sì, però ero troppo ragazzino all'epoca, Italia-Germania Ok. dell'82. Quindi diciamo ti piacerebbe un giorno magari poter diventare il telecronista della nazionale? Eh beh sì, chiaro. Vabbè sì, certo. Cioè, immagino Però che anche... Italia-Germania dell'82 che forse è la partita che in assoluto mi ha emozionato di più da telespettatore. Okay. Ricordi lontani, ma sempre vivi, insomma. Sì, l'ho rivista di recente. Mi veniva la pelle d'oca a rivederla a distanza di tantissimi anni. Invece del Mondiale 2006, tu non hai commentato le partite della nazionale italiana, ma eri comunque presente in Germania, che ricordo hai? Ma avrei dovuto commentarne una, ma sono contentissimo di non averla commentata perché io commento la finale terzo e quarto posto. Se Esatto. l'Italia avesse perso, l'avrei commentata, ma sono molto contento di non averla commentata. Ok. Ma in Germania fu una bellissima esperienza anche dal punto di vista umano. Anche perché la Germania si dimostrò organizzatissima, stadi meravigliosi, pieni, grande correttezza del pubblico. Fu un'esperienza molto bella. Mi chiedono i 3 gol più belli che hai commentato, quelli che ti vengono in mente, insomma. Difficile, eh? Non immagino il numero di quelli che hai commentato. Ma ti potrei dire Messi alla Real Madrid nella semifinale del 2011, Sicuramente. Ronaldo, il famoso gol quando scarta tutti. Contro il Santiago, all'epoca a Telepiù, quella volta commentavo la Liga. Ah, ok. Ma ce ne sono tanti. Non lo so, il gol di Kaká al Fenerbahce in Champions, quando Altro scarta video che avrei tutti. voluto inserire, pazzesco. Ce ne sono tanti, che ne so. Il gol di Maicon alla Juve, il gol di Del Piero al Real Madrid, ma non quando fa la doppietta al Bernabéu. Io commento all'andata che prende palla da 35 metri e la Sì, mette all'incrocio. Il gol di bellissimo. Mascagna, il famoso derby che hanno visto pure a Tonga in Catania Palermo, in Palermo Con Catania. Palermo. Me ne ricordo anche un paio di Totti commentate da te, non male. Beh, quello nel derby, il 2-2 con la Lazio è pazzesco. Quest'anno, che ne so, il gol di Dybala alla Sampdoria è nella stessa partita quando Ronaldo sale in cielo di testa. Ma lo stesso gol di Dybala con l'Inter, insomma, non male.
Non male, non Non male, male, magari decisamente difesa non un po' male. statica, però in pochi possono Però grande, fare. grande gol. No, no. Poi no, mi ricordo un gol di Pogba, una sassata da 35 anni, ma non mi ricordo in Forse quale con partita. l'Udinese, non vorrei Forse con sbagliare. l'Udinese. Forse l'Udinese. Quei gol che abbiamo fatto vedere prima di Ibrahimovic. Quel sinistro al Scrivono volo. Maresca da centrocampo meglio di Maradona e Tanto. Beckham. Ma adesso è meglio di Maradona e Beckham, sì, è vero. Beh, quel gol è entrato nella storia. Poi mi venne così Tonga, non so neanche io perché. Non te l'eri preparata assolutamente. Ma va, ma figurati. Ecco, No, beh. pensa, questo è un gol incredibile, lo vedranno pure chi magari il calcio non lo segue, e mi viene in mente Tonga. Così. Ma sono quelle sparate che poi restano, insomma. Sì. Ci chiedono da chi ti aspettavi di più quest'anno, chi ti ha deluso? Magari parliamo in generale del campionato italiano, una squadra, un giocatore. Beh, mi aspettavo molto di più la prima parte del Napoli. Perché? Sicuramente. Perché la rosa del Napoli è molto forte. E me l'aspettavo molto più vicino alle prime posizioni. Poi devo dire, si è ripreso, però la prima parte non credevo che potesse avere tutte queste difficoltà. Ci chiedono di Mastur, un giocatore che era anche lui cresciuto tantissimo nel settore giovanile del Milan, ma poi è sparito dai radar. Ci suggeriscono il gol di Stankovic in Inter Schalke, anche quello molto bello, giusto Lorenzo? Sì, è vero, Ci verissimo. stava Gol scappando. fantastico, è vero, verissimo, Vero, giusto. anche quello. Prima ne hai menzionato uno, te lo faccio vedere, così mi collego a una domanda che ti farò dopo. Ecco, a me ad esempio di questo gol emoziona tantissimo quando tu dici il Bernabéu ai suoi piedi. A volte restano di più le Sì, perché sai, frasi. è anche il gol, credo la bellezza del gol è anche lo scenario e l'importanza della partita. Sai, lo fai il Bernabéu a casa del tuo nemico In in una semifinale di semifinale. Champions, insomma. Non è male. Beh. Poi ti esce una di quelle frasi che restano, cioè a me piacciono tantissimo queste frasi che rimangono poi negli annali dei telecronisti, questo il Bernabéu sui piedi. Secondo me è azzeccatissimo in quel momento, perché realmente Sì, come perché aveva proprio fatto detto, Ronaldinho ti qualche anno colpisce il prima. fatto dello scenario, la rivalità, è come se il Bernabéu, suo malgrado, dovesse inchinarsi di fronte a un giocatore così straordinario. In Italia solo forse per Del Piero e Totti si è arrivato a riconoscere questi meriti anche da parte di una tifoseria avversaria. Sì, credo, sì, vado a memoria, mi vengono in mente loro due. Roberto Baggio, insomma. Roberto Baggio, sì, andando dietro, sì, Roberto Sì, Baggio, certo. ecco, forse a livello di mentalità, sportività, siamo sempre un passo indietro o pensi che questi stereotipi li abbiamo superati? No, stiamo crescendo. Diciamo che adesso siamo mezzo passo indietro, dai. Però Mezzo. stiamo crescendo. Ma anche il Ecco. fatto che comunque ci sono meno partite così strambalate in finale di stagione. Adesso anche squadre che non hanno obiettivi, però se la giocano molto di più rispetto a prima, Più regolarità. questa secondo me è un'ottima cosa. In queste varie spezzettone abbiamo sentito tra gli altri Massimo Mauro, Giuseppe Altafini. Qual è il commentatore con cui ti sei trovato meglio, senza togliere nulla agli altri, ovviamente? No, mi trovo bene con tutti, dai. Hai un sogno, magari che ne so, un domani avere Totti al tuo fianco, un giocatore che attualmente che sta giocando, lo puoi dire un giocatore che hai sempre apprezzato in maniera particolare, nonostante sia un tifoso della San Benedettese, non del Milan, della Roma, dell'Inter, insomma. Ma sai, è chiaro che se vuoi un affianco, al di là del talento calcistico, però sai, poi Deve essere uno preparato. è un altro mestiere quello del commentatore. No, Totti sarei curioso di provare con Totti, sarei molto curioso, però credo che lui ormai abbia scelto di fare il procuratore, almeno queste sono le Questo è ultime notizie. passato dal dirigente al procuratore, però non si sa mai, può sempre cambiare un'altra volta i suoi Eh sì. programmi.
E dai, per chiudere, volevo chiederti, visto che in questo periodo di pausa, se per caso ti stai allenando a fare qualche telecronaca o non ce n'è bisogno, insomma. No, no, non mi sto allenando. Insomma, beh, dai, comunque No. l'interruzione è come se fosse d'estate, non è un'interruzione Esatto. così È una prolungata. vacanza forzata. No, no, non mi sto allenando. Magari Non ti la stai prima partita sarà un allenando. attimo come impatto, però dopo si riprende subito il ritmo. Magari sarà emozionante un po' più di prima, insomma. C'è un po' la voglia di voler tornare sul campo, insomma. Sì, ma io spero, dai, spero per metà giugno, seconda metà di giugno, di poter ricominciare, dai. Speriamo. Dai, ti ringrazio tantissimo, invito i nostri amici a iscriversi al canale YouTube di C'era una volta il Milan e per chiudere, prima mi hai citato una partita storica Italia-Germania dell'82 come tuo ricordo eccezionale di quella nazionale. Invece del Milan magari, ne so, di Sacchi, di Capello, una partita che ricordi in particolar modo, anche se senza averla commentata, insomma, averla vista in televisione, allo stadio, non lo so. Beh, insomma, vedere il Milan di Sacchi in Champions, Era tanta roba. era uno spettacolo. Mi ricordo, vista in televisione la finale di Barcellona con 90.000 tifosi del Milan sugli spalti, è un dominio totale in finale, o anche il dominio, quello ancora più inaspettato, magari nella finale d'Atene contro il Barcellona, quello già era il Milan di Capello. Diciamo che la dimostrazione di potenza, di forza del Milan alla finale, cos'era, 89? 89, sì, 89, poi nel 90 col 89 contro la Benfica. Steaua, e uno stadio come quello di Barcellona con 90.000 tifosi del Milan, devo dire che era di forte impatto. Milan di Sacchi, la squadra più bella che hai visto, o non sei di questo avviso? Beh, di sicuro il Milan di Sacchi ha rivoluzionato il calcio mondiale, cioè un calcio prima e dopo il Milan di Sacchi. Fare dei paragoni dettagliati faccio fatica perché purtroppo non ho avuto il piacere di vederlo, di commentarlo, perciò sai, è difficile fare paragoni. Certo. Di sicuro il Milan di Sacchi ha cambiato la mentalità. Io dico sempre, c'è un calcio prima e dopo Guardiola, un calcio prima e dopo Sacchi, un calcio prima e dopo la Grande Olanda degli anni 70, insomma. Il Milan di Sacchi nella storia del calcio. Piaccia o no, è nella storia del calcio. A noi è piaciuto tantissimo anche quello E di beh, insomma, Ancelotti. sono stati dei momenti il Milan di Sacchi, comunque calcio di altissimo livello. Anche se a livello proprio qualitativo, forse il Milan di Ancelotti ha raggiunto delle punte addirittura superiore. Però, ti ripeto, è difficile fare paragoni perché il Milan di Sacchi non l'ho vissuto in prima persona Certo, poi come sono cambiati i commentatore. tempi, i ritmi del gioco, insomma, è sempre difficile stare, Anche. anche quando si cerca di creare una top 11 della storia, insomma, si rischia poi di tenere fuori Sempre, sempre molto giocatori difficile. incredibili. Dai, Sempre ti molto chiudo con difficile. l'ultima domanda, un giocatore del Milan che hai sempre nel cuore, per un motivo, per un altro, per la sua bravura, per un ricordo in Sai, particolare. guarda, ho saputo di recente, mi ha fatto tantissimo piacere che in un'intervista a ESPN Brasile, Kakà ha avuto delle bellissime parole nei miei confronti dicendo che i miei commenti hanno ulteriormente esaltato le sue prodezze. Io devo fare il complimento al contrario, nel senso, grazie alle sue straordinarie prodezze, sono venute anche delle telecroniche particolarmente belle perché le sue prodezze ovviamente hanno esaltato il Beh, commento, perché comunque è chiaro che il protagonista è il calciatore, non è certo il telecronista. Se il calciatore fa grandi cose, aiuta il telecronista a fare un commento migliore. Poi è chiaro che un commento appropriato può essere la ciliegina per rendere ancora più emozionante la prodezza. È chiaro che la sicuramente. prodezza la fa il calciatore, non la fa certo il telecronista, insomma. Beh, dai. Se ancora adesso ascoltando le telecronache tu dei 3 gol fatti da Kakà tra andata e ritorno col Manchester ci sale la pelle d'oca, noi tifosi del Milan un motivo ci sarà anche da parte tua, insomma. Sono state due partite meravigliose, devo dire, Tra meravigliose. l'altro il gol dove scartò Heinze ed Evra, pazzesco. Sì, che poi il regista inglese se lo stava perdendo perché Sì. stava con il replay. Io in diretta andai in modo di radiocronaca. Poi Sì, lui staccò nel esatto, infatti. momento in cui quei due sbattono la testa, ma Forse non si aspettava potesse accadere quello che stava per non se succedere. l'aspettava. Però io che ero lì, ero Old Trafford, avevo intuito, dico, se parte Kakà con la Non lo difesa pentivo. così
alta del Manchester, può succedere qualcosa di grosso, e così è stato. E così è stato. Maurizio, non so cosa dirti, davvero una chiacchierata straordinaria. È stato un piacere, un saluto a tutti e come sempre, fino al 3 maggio, resta da casa. Restiamo a casa anche tu, e non vediamo però l'ora Sì. di accendere la televisione e di sentire le tue telecronache Speriamo con presto, le dai, nostre speriamo orecchie, dai. presto. Un Un abbraccio abbraccio, un grande, saluto a in bocca al tutti. lupo ancora per Ciao. tutto. Ciao Maurizio, Ciao, grazie. ciao, ciao. Ciao. Personaggio straordinario, Maurizio Compagnoni, in diretta su C'era una volta il Milan, ne sottoporremo poi su YouTube l'intervista integrale. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale C'era una volta il Milan, a presto con nuove sorprese. Ciao ragazzi.